sono indagato, io con fiducia sto aspettando che... Ma che cosa? Associazione? Sì, legge Anselmi. Ma che cosa ti accusano? Ma di fare parte di una società segreta, se quella mi pare che questo vuole dire la legge. Ma io sono fiducioso della giustizia. Massoneria? Massoneria, sì, questa è una setta segreta. Conosco alcune persone del diciamo, degli indagati, insomma, che sono di figure arrestate, quindi li ho conosciuti. Uno è il mio avvocato dal 2000, prima del 2000, che era il mio avvocato personale, quindi non avevo contatti sempre con lui. È la prima volta che parlo ieri, perché nemmeno lo sto aspettando con fiducia, anche perché ho detto al vescovo, ci abbiamo parlato, dico io attendo con fiducia quello che fa la giustizia, poi vedremo il da farsi. Non è rapportata nella mia con Paolo Romeo, quella associazione sì, lì. Sì, ma sì. Tu lo conoscevi? Sì, io l'ho conosciuto, come Marra era il mio avvocato. Tre processi che... Marra quello che hanno arrestato. Arrestato e poi l'hanno rilasciato e poi l'hanno di nuovo riarrestato. Era il mio avvocato. Ma sono venuto anche dall'estero ad intervistarmi, a parlare di tutta la mia situazione. Da 36 anni che sono. Sì. A parte una realtà difficile, perché non sei mai voluto andare via? Ho chiesto di andare via. Perché qualcuno dice... Però il vescovo ha detto sempre deve rimanere. Me l'hanno detto. Cioè non deve lasciare San Luca. Forse loro hanno il discernimento che noi non abbiamo, quindi se mi hanno lasciato c'è un motivo. Vabbè. E poi sto cercando Pelle Giuseppe, figlio di Tony Gambazza. Che tipo era? Ma è una persona che... Ora è da molto che non lo vedo perché da tanti anni che è sempre in galera, quindi... Veniva a pregare la famiglia credente. Ma come tutti gli uomini a San Luca, è inutile che diciamo, e gli uomini non è che sono molto, te l'ho detto l'altra volta, sono assenteisti. Altra cosa è il voto, poi ti lascio. Sì. Non si vota. La comunità, dopo l'esperienza che sta facendo con il commissario prefettizio adesso, dottore Gullì, ha capito che c'è più bisogno di lui che di un sindaco del paese. Ma questo sta facendo un cambiamento, un rapporto anche di amicizia, ma di fatti concreti. E la gente, anzi l'altro giorno mi dicevano che stavano raccogliendo le firme per mandarle non so dove, o alla prefettura, dove, per farlo rimanere.